Va bene. Adesso ci silenziamo. Ok padre, può andare, siamo in diretta, siamo 20 persone, buona giornata, questa seconda fase del cristianesimo oggi è con me. No, ho detto che stai andando. Posso andare? Un attimo, scusate, chiudete i microfoni per favore. L'argomento, può andare, sì. L'argomento che affronterò in questa videoconferenza è Nietzsche e il cristianesimo. È un argomento di indubbia attualità. Non è facile trattare questo tema. È un tema estremamente complesso. E vorrei fare subito una premessa. Nietzsche non è un pensatore facile da intendere, capire. Facilmente può essere strumentalizzato in vari modi. Pensate, ad esempio, come i nazisti si sono appropriati in qualche modo del pensiero di Nietzsche per sostenere le tesi della superiorità della razza ariana. E in ciò sono stati aiutati da un'operazione compiuta proprio dalla sorella di Nietzsche, Elisabeth Nietzsche. Quindi bisogna avere la consapevolezza nell'accostarsi al pensiero di Nietzsche. Si tratta di un pensiero asistematico, un pensiero che non presenta una sistemazione logica, è una interpretazione univoca. Può essere interpretato in vari modi. Io vi proporrò una mia ricostruzione di questo confronto di Nietzsche con il cristianesimo. Nietzsche può essere definito senz'altro uno dei più profondi interpreti dell'Occidente, della civiltà occidentale, da come è nata la civiltà occidentale, da come si è sviluppata e qual è al momento attuale la sua situazione. Uno dei concetti chiave del pensiero nietzschiano è il concetto di volontà di potenza. Secondo Nietzsche, l'uomo porta in sé una volontà di vita, di accrescimento, di potenziamento della propria stessa vita. E questo è senz'altro un messaggio molto, molto bello, suggestivo, di grande attualità e di grande interesse. Ogni uomo porta in sé un desiderio, una volontà di vita, di una vita che si accresce sempre più, che diventa sempre più grande, bella, ricca, e una vita che diventa sempre più potente. Ora, secondo Nietzsche, il vizio capitale, il peccato originale della civiltà occidentale, sta nel fatto che questa volontà di potenza si è sviluppata in modo negativo, in modo reattivo. E questo già con il pensiero di Platone, di cui il cristianesimo è semplicemente, secondo l'interpretazione che darà in Nietzsche, una volgarizzazione. La realtà, secondo l'interpretazione che ne dà Nietzsche, è una realtà caotica, enigmatica, misteriosa, in un continuo divenire incessante, senza che ci siano regole, categorie o schemi che possano in qualche modo canonizzare lo sviluppo della vita umana. Ma l'uomo, proprio perché si trova di fronte a una situazione di questo genere, si sente, come dire, minacciato dal disordine che caratterizza la realtà che lo circonda, dall'enigma che la attraversa, dal continuo fluire che in essa è presente. E allora ricorre a un meccanismo di difesa, costruisce un pensiero che gli dia certezze, che gli dia sicurezze,
una sorta di meccanismo di difesa. E tutta la filosofia di Platone, e lui identifica in pratica la filosofia occidentale, tutta la filosofia occidentale con Platone, non è altro che la costruzione di questo meccanismo di difesa. Infatti la filosofia platonica mette ordine nel caos, immagina, come sappiamo, un mondo di idee, di perfezioni assolute, immutabili, che conferiscono alla realtà sensibile un ordine, gli conferiscono uno schema, un ordine. C'è un importante saggio di un autore su Platone che si chiama Il disordine ordinato. Questa ricerca di ordine è proprio dell'uomo che in qualche modo cerca di difendersi, ha paura di affrontare la vita con la sua imprevedibilità, con la sua rischiosità. E quindi l'uomo si costruisce un mondo immaginario, illusorio, e vive proiettato in questo mondo, proprio per cercare di affrontare la vita che invece gli si presenta estremamente drammatica, problematica, enigmatica, misteriosa. E allora costruisce attorno a sé questo cielo, come lo definisce Nietzsche, in cui la sua testa abita questo cielo, e allora abita il mondo, invece di abitare il mondo con le sue possibilità, le sue opportunità, con le sue occasioni, ecco, lui abita, invece si proietta in un mondo immaginario e per una sorta di meccanismo di difesa. Si tratta di una profonda alienazione. Secondo Nietzsche, il cristianesimo in pratica non avrebbe fatto altro che rendere volgare, cioè volgarizzare, rendere popolare questa visione che già Platone aveva concepito con la sua filosofia. Il cristianesimo essenzialmente non fa altro che affermare che c'è una vita eterna, c'è una vita al di là, che qui magari dobbiamo soffrire, che qui dobbiamo in qualche modo patire, che qui dobbiamo affrontare una realtà che non ci soddisfa, che non ci gratifica, e che invece in paradiso, il paradiso, diceva ad esempio Don Bosco, un pezzo di paradiso aggiusta tutto. E allora, ecco, il cristianesimo visto in questa prospettiva. Il cristianesimo che Nietzsche attacca, critica, è un cristianesimo che è stato ridotto a un sistema morale e a un sistema dottrinale. Di fatto il cristianesimo è stato ridotto a un sistema morale, a un sistema dottrinale da alcuni pensatori. Pensate a Sant'Agostino prima, che traduce il cristianesimo dentro le categorie del pensiero platonico, o anche pensate a San Tommaso d'Aquino, che invece traduce il cristianesimo dentro un sistema logico aristotelico. E poi non ne parliamo del Concilio di Trento, che non fa altro che consacrare il cristianesimo come un insieme di dottrine, un sistema dottrinale e come una morale. E proprio contro questo modo di intendere il cristianesimo, questa interpretazione del cristianesimo, che si scaglia con decisione il martello pneumatico di Nietzsche. È proprio contro questo cristianesimo che lui si scaglia con veemenza, con violenza, con potenza. Quello che possiamo chiamare il cristianesimo dei preti. I preti cosa hanno fatto? Un'operazione. L'operazione di ridurre il cristianesimo a un sistema dottrinale sul modello del platonismo e a ridurlo a una morale. A una morale che fra l'altro è una morale che nasce sempre da un meccanismo di difesa. È la morale dei miserabili. Dei miserabili che non sanno esprimere se stessi, portare a compimento se stessi, realizzare le potenzialità che ci sono in loro, e che per una sorta di risentimento
pongono dei vincoli, dei limiti, degli obblighi, dei doveri agli altri. Ecco, allora abbiamo la morale degli schiavi, la morale degli schiavi che viene innalzata a morale. Ma tutto l'Occidente, tutta la civiltà occidentale, secondo Nietzsche, si nutre di questi valori, compresa la Rivoluzione francese, con i suoi tre principi di eguaglianza, di libertà, di fraternità, non sono altro che espressione del cristianesimo, secondo Nietzsche, questi valori, e questi valori permeano in profondità la civiltà occidentale. Per Nietzsche ormai siamo al capolinea, siamo arrivati al tramonto della civiltà occidentale, cioè la civiltà occidentale sta attraversando un processo di dissoluzione, di decomposizione, di disfacimento. E si proietta la nascita di un uomo nuovo, quello che Nietzsche chiama il superuomo, che nasce sulle ceneri della morte di Dio. La morte di Dio per Nietzsche significa la morte di tutti questi valori che hanno tenuto in piedi l'Occidente, in particolare che hanno tenuto in piedi la cosiddetta società cristiana. Che cos'è la società cristiana? Se non un sistema insieme politico e religioso in cui gli uomini di chiesa, le gerarchie, esercitano un controllo su tutte le attività, dalle attività culturali alle attività economiche alle attività politiche, in cui c'è una alleanza e c'è una subordinazione del potere politico rispetto a quello religioso. Secondo Nietzsche, quindi, il cristianesimo si è tradotto di fatto in quello che poi è la quintessenza della società cristiana, cioè in un sistema politico, economico, sociale, religioso, al cui vertice si pongono le gerarchie che hanno una pretesa di controllare, di censurare anche le coscienze e anche di controllare la vita delle coscienze stesse. E contro questo tipo di cristianesimo che si scaglia Nietzsche, ma per Nietzsche in realtà non esiste altro cristianesimo se non quello che di fatto si è incarnato storicamente in Occidente. Ci chiediamo a questo punto, ma il cristianesimo è veramente quello che immagina Nietzsche? Il cristianesimo è un sistema dottrinale come lo ha pensato il Concilio di Trento? È un sistema morale come lo hanno pensato diversi papi, compresi anche i papi più, diciamo, recenti, attraverso la morale loro intentano intervenire non nella cosa pubblica per orientarla verso determinati comportamenti, scelte, opzioni e così via. Ma è questo il cristianesimo. Se noi andiamo al Nuovo Testamento, vediamo che il cristianesimo in realtà non si identifica né con un sistema morale né con un sistema dottrinale. Fra l'altro lo ha riconosciuto in qualche modo anche Benedetto XVI nel suo scritto Deus Caritas Est, nel Proemio, in cui dice che all'inizio dell'essere cristiano non c'è una grande idea, non c'è il mondo delle idee, non c'è una scelta morale. Ma c'è bensì un incontro con una persona, con un avvenimento che dà alla vita umana una direzione nuova. Se noi fossimo coerenti con questo modo di intendere il cristianesimo, probabilmente sfuggiremmo al martello di Nietzsche. Se noi cioè ritorniamo a concepire il cristianesimo in termini evenemenziali, cioè di un avvenimento che in quanto tale non può essere ridotto a un sistema, non può essere ridotto a un concetto. E c'è da ricordare anche che il cristianesimo contro il quale combatte Nietzsche è quello mediato da un filosofo come Hegel, che ha ridotto il cristianesimo completamente dentro un sistema logico razionale. Infatti con lui si verifica quel superamento del cristianesimo in termini di completa logicizzazione, razionalizzazione. Il superamento del cristianesimo da religione si trasforma in una forma di filosofia.
Ed è proprio contro questo tipo di cristianesimo che si scaglia con decisione, con violenza, con veemenza, con forza distruttiva, il martello Nietzsche. Ma come dicevo prima, il cristianesimo si identifica con questo. In realtà il Nuovo Testamento, se letto con spregiudicatezza, libero da pregiudizi di ogni sorta, e se libero da qualsiasi apparato concettuale o apparato politico, sociale, economico o istituzionale, giuridico, come poi è stato letto, costretto dentro questo letto di Procuste, allora il cristianesimo si rivela come un avvenimento del tutto inedito, sorprendente, meraviglioso, che ha una forza in sé di liberazione dell'uomo da ciò che lo umilia, da ciò che lo mortifica, da ciò che lo aliena. Allora, ritengo che Nietzsche faccia un'operazione molto, molto positiva nella pars destruens. Distrugge un concetto di cristianesimo che storicamente si è affermato e definito e che ancora oggi continua, nonostante tutto, a mantenersi in piedi. Siamo infatti in una fase di dissoluzione, di disgregazione, di disfacimento della società cristiana. Ma la società cristiana ancora non è finita, nonostante la rivoluzione francese abbia affermato in modo chiaro, dal punto di vista giuridico, l'assoluta autonomia e indipendenza del potere politico nei confronti di qualsiasi magistero ecclesiastico, di qualsiasi gerarchia. Siamo ancora in una fase di disgregazione, di disfacimento, di dissoluzione della società cristiana. Probabilmente l'avvento del cristianesimo, secondo una prospettiva di novità, ancora deve aspettare, ci vorrà del tempo, anche se si intravedono i primi segnali di questa nascita di un cristianesimo che corrisponde veramente a quello che è il Nuovo Testamento, alla proposta del Nuovo Testamento, all'idea, all'ideale del Nuovo Testamento, del cristianesimo. Questo cristianesimo che si è in qualche modo realizzato nei primi secoli, che poi con Costantino però è montato. Questo cristianesimo che trova la sua espressione più autentica, soprattutto in Africa, nei paesi non occidentali, non in Occidente, dove per lo più i cristiani sono perseguitati e dove vivono una fede autentica, una fede profondamente convinta, dove si esprime in liturgie vive, dove si esprime in esperienze di comunione fraterna, di condivisione di beni spirituali e materiali. L'Occidente, ormai, come diceva Oswald Spengler, è altro mondo. È finita un tipo di società, anche se è dura a morire, ancora probabilmente per qualche tempo, forse un secolo o anche due, continueremo ancora con i residui di questo passato, prima che finalmente si prenda coscienza che ormai questo passato va abbandonato, va lasciato a se stesso, e bisogna costruire qualcosa di veramente nuovo, un cristianesimo dal volto completamente nuovo, così come ci viene proposto in realtà dagli altri paesi non occidentali, dove il cristianesimo sta vivendo una stagione di grande primavera, cioè di esplosione, di vitalità, di autenticità, come ad esempio nei paesi africani e non meno anche nei paesi asiatici. Ecco, allora, a questo punto mi avvio verso la conclusione, poi lascio la parola a voi, potete eventualmente intervenire. Qual è la proposta di Nietzsche? La proposta di Nietzsche è il superuomo, l'Übermensch. Ma cos'è il superuomo? È una razza nuova? È una specie di uomo nuovo? Assolutamente no. Chi è l'Übermensch, secondo Nietzsche? Nella interpretazione che ne dà anche Martin Heidegger, che è uno degli interpreti più profondi del pensiero nietzschiano, nella sua opera Nietzsche, insieme
a un altro grande interprete che è Karl Jaspers, che ha scritto anche lui un'opera fondamentale sul pensiero Nietzsche. In fondo, dicevo che per Nietzsche l'Occidente è nichilista, cioè è negatore della vita, si è sviluppato in modo tale da negare la vita. Non è un caso che il pensiero nicciano venga chiamato in qualche modo anche vitalismo. E lui ha scritto degli importanti saggi sul nichilismo europeo occidentale. Si è sviluppato appunto l'Occidente in modo tale da negare la vita, da mortificare la vita. La stessa religione si basa sul concetto di sacrificio, di capro espiatorio. Su questo è importante le considerazioni che fa René Girard nella Il sacro e il violento, la violenza e il sacro, in cui alla base c'è proprio il sacrificio, il sacrificio della propria vita, come negazione della stessa vita. E Nietzsche proprio condanna questa religiosità, la religiosità che si basa proprio sul sacrificio, sulla rinuncia, sull'abbandonare, sul rinunciare per seguire. È proprio questo tipo di religiosità che Nietzsche critica profondamente. Ed è una religiosità che di fatto ha caratterizzato l'Occidente. Pensate a tutti gli asceti che si sono mortificati nel corpo attraverso digiuni, attraverso anche penitenze di varia natura. E c'è quindi anche quella fuga mundi, quel fuggire dal mondo, rifugiandosi negli eremi, nei conventi o nei monasteri, quella fuga mundi, quella fuggire dal mondo. Questo tipo di religiosità è veramente una religiosità negativa, negatrice della vita. In quanto tale, ha perfettamente ragione Nietzsche a contestarla, a stigmatizzarla, a criticarla. Ecco, ma diciamo che il superuomo, che chi è? È colui, come dice Nietzsche, che sa danzare sull'abisso del nulla, cioè che ormai acquista la consapevolezza che la vita non ha fondamento alcuno, non ha certezze, punti di riferimento assoluti, non esistono certezze, non esistono fondamenti. Non esistono verità assolute, non esistono o non esiste una metafisica, un ordine che va sopra la natura. Tutto ciò per Nietzsche è puramente illusorio e soltanto frutto della immaginazione malata dell'uomo. Allora chi è il superuomo? Lui qua accetta la realtà per quello che essa è. La accetta in quanto una realtà priva di fondamento, priva di certezze, una realtà che è enigmatica, caotica, disordinata e misteriosa, in continuo fluire, zampillare, in un ululare continuamente di opportunità, di occasione. Allora il superuomo è colui il quale non si identifica il superuomo né con una razza nuova né con una specie di razza superiore, né si identifica con i valori della rivoluzione francese né tantomeno con altri valori, ma il superuomo è una specie di personaggio abbastanza solitario, del tutto disincantato, direbbe Max Weber, disingannato, il quale guarda la realtà con occhi completamente privi di pregiudizi e la accetta fino in fondo, nella sua eterno ritorno, nel suo amor fati, amare la realtà per quello che essa è, per quello che essa offre, senza costruirci sopra mondi immaginari, cieli che non esistono. Ecco allora il superuomo. È un uomo, diciamo così, coraggioso, se vogliamo, una specie di eroe che sa guardare la realtà, rendersi conto che la vita non ha senso, come diceva Vasco Rossi in una canzone,
che la vita non ha senso, che non c'è senso, che non c'è scopo, che non ci sono finalità, che non c'è un'escatologia, non c'è una protologia, non c'è un Dio, non c'è un Salvatore, non c'è un Redentore. La realtà è quella che è, accettarla per quello che essa è. Ma nonostante questo, non reagire in modo negativo o pessimistico o in modo depressivo, come farebbe Schopenhauer in qualche modo, o Giacomo Leopardi col suo pessimismo cosmico. Ma bisogna invece mostrare invece positività, creatività, reagire positivamente a questa situazione. E allora si tratta appunto di saper vivere in questa situazione. Ma a questo punto mi chiedo, è possibile vivere da superuomini? Lo chiedo a voi che mi ascoltate. Se vivere con questa consapevolezza, con questa certezza, con questa convinzione che in fondo non esiste niente, non esiste neanche la verità, che non esiste niente che di sicuro su cui appoggiare la propria vita, che l'unica cosa che possiamo fare è di creare dal punto di vista ludico, estetico, creare sapendo di danzare sull'abisso del nulla. Ecco, ricordo alcune opere di Nietzsche, Così parlò Zarathustra, un'opera famosa, come la Gaia Scienza, formidabile la Gaia Scienza nel distruggere la morale uscita dall'illuminismo, come anche la genealogia della morale, come nasce la morale in Occidente, e altre opere come sul nichilismo europeo, che mettono in evidenza il carattere del tutto negativo, nichilista, della civiltà occidentale. Nietzsche si propone il superamento di tutto questo attraverso la nascita di questo uomo nuovo che lui chiama Übermensch in tedesco, o l'oltreuomo, l'uomo che sa guardare la realtà con occhi liberi, disinteressati, con occhi, diciamo così, disincantati, e guardare la realtà e viverla per quella che essa è, sfruttando, valorizzando quelle occasioni che essa offre, senza costruirci sopra mondi immaginari, quali il mondo, la vita eterna, il paradiso, l'inferno, o il purgatorio, per usare la terminologia usata da Dante Alighieri nella Divina Commedia. Con ciò io ho chiuso la mia parte espositiva. Adesso aspetto da voi delle domande a cui spero di poter dare una risposta convincente. Grazie. Posso? Prego. Ma io vorrei brevissimamente, se ci riesco, fare qualche osservazione ed esprimere una considerazione. Prego, lei dica. Lei diceva correttamente che è stato assimilato il pensiero di Nietzsche alla cultura, diciamo, chiamiamola cultura, del nazismo, del fascismo, eccetera. Io ricordo quando ero all'università che molti ragazzi di destra estrema, fascisti, nazisti, eccetera, esaltavano Nietzsche dando a lui questa prerogativa. Ma ricordo anche che dall'altra parte c'erano degli autori, Cacciari era uno fra questi, il quale sostanzialmente rilevava il fatto che sicuramente Nietzsche non è un costruttore, non è un costruttore di sistemi, di valori, eccetera, benissimo. E però rappresentò un momento di rottura forte rispetto a tutto quello che la società occidentale nei suoi sistemi, insomma, aveva fino a quel momento proposto all'uomo. Ora vorrei da lei, se lei ritiene, su questo dare, come dire, una risposta o comunque il suo pensiero rispetto a questa considerazione. La considerazione che io volevo fare però è un'altra. Io colgo un'analogia, seppur lontana, seppure, come dire, in qualche modo dilata con noi, fra il cristianesimo e il pensiero di Nietzsche. In che senso? Mi spiego meglio, cerco di spiegarmi. La cultura occidentale il secolo scorso ci ha proposto gli autori del sospetto, così sono stati definiti. Gli autori del sospetto, Nietzsche appunto, per primo, ma poi anche Marx e anche Freud, i quali ritenevano che
tutto quello che l'uomo produce, tutto quello che in qualche modo mette in evidenza l'uomo, nasconde qualcosa di diverso dentro. Le attività umane sono spinte non tanto dalla razionalità quanto da elementi che stanno prima della razionalità. Per Freud il subinconscio, per Marx è la sovrastruttura che nasconde poi la struttura, e per Nietzsche evidentemente è il tentativo di l'uomo, il superuomo, insomma, no? Il desiderio di potenza, che nasconde dietro la fragilità dell'uomo stesso invece. Ecco. Ora, se questo è vero, la razionalità del pensiero così psicologico, filosofico del secolo scorso nasconde quindi dietro di sé, dietro l'apparente, la razionalità, eccetera, un sistema che va ricercato e che si trova nell'animo umano, nell'inconscio, in quello che è profondamente fuori dalla razionalità e che spinge l'uomo all'azione. Allo stesso modo, il pensiero cristiano, il pensiero cattolico, pone il fatto della fede. La fede come ricerca di un assoluto, di un sistema di valori che in qualche modo dirigga non soltanto le attività umane, ma diventa esso stesso, come dire, il paradiso, l'inferno, quello che lei diceva, il purgatorio, eccetera. Un sistema, voglio dire, cui si accede attraverso un atto di fede riflessivo. Riflessivo, non è un atto di fede assoluto, riflessivo nel senso che la coniugazione fra razionalità e fede è, come dire, un elemento presente, importante in questa cosa. Ecco, io vorrei capire se questa analogia è una mia sciocchezza o che cosa ne pensa lei. Spero di essere stato chiaro. Beh, come io la ringrazio, lei deve essere un filosofo di professione, suppongo. Io sono un insegnante che ha studiato filosofia, perché sono arrivato in filosofia, e poi però sono, per mia stupidità, ho insegnato lettere, perché avrei voluto insegnare filosofia. Ma si vede infatti la sua formazione filosofica, si può benissimo intravedere da quello che lei dice, che sono delle osservazioni quanto mai pertinenti, ma anche, diciamo, profonde. Io posso semplicemente, mi limito semplicemente a dire questo. Nietzsche non può essere, diciamo così, strumentalizzato né a destra né a sinistra. Il suo pensiero è un pensiero aristocratico, diciamo così, se così posso usare questa espressione. È un distruttore, un martello che distrugge tutto. E ricordo la ricostruzione che ne dà Jean Granier su Nietzsche, pubblicato dalla Feltrinelli in Italia. Nietzsche è critico nei confronti di qualsiasi espressione di massa, cioè lui odia le masse, sia le masse socialiste, sia le masse fasciste, sia le masse naziste, sia tutte queste masse, cioè laddove c'è le masse cristiane. Cioè è uno che critica il fatto che si possano vivere dei valori di massa, non so se riesco a esprimermi in questo senso. E lui è critico in ogni direzione, ad esempio è critico nei confronti della scienza, del positivismo, ha delle parole durissime contro la pretesa assolutistica del positivismo e dello scientismo. Lui dice che la scienza è una prospettiva, una delle tante, tante, il suo pensiero è un insieme di prospettive. Lui dice che la scienza è una delle prospettive e per lo più rispetto alla ricchezza del vissuto umano, che non può essere espressa attraverso sistemi logici, neanche Hegel può esprimere la ricchezza dell'esperienza umana, neanche Hegel con la sua scienza della logica, con il suo sistema logico, ma l'esperienza umana infatti è espressa secondo modalità metaforiche, analogiche, poetiche, narrative, come lui usa stesso usa un linguaggio aforistico per esprimere la ricchezza, la inesauribilità dell'esperienza umana. Tornando invece al rapporto col cristianesimo, ritengo che Nietzsche, almeno per me, è stato un grande maestro. Mi ha insegnato
a prendere le distanze dal cristianesimo che di fatto si è ridotto a religione di un sistema sociale, di un sistema economico, di un sistema politico, e si è ridotta a un sistema. E il cristianesimo invece è irriducibile a qualsiasi sistemazione, sia logica, sia a qualsiasi sistemazione, che, come ne dà esempio Agostino, o la sistemazione logica che ne dà Tommaso, o la sistemazione logica che ne dà lo stesso Concilio di Trento, soprattutto perché il Concilio di Trento alla fine non fa altro che consacrare il pensiero tomista in qualche modo contro il pensiero protestante. Ecco, allora io dico che Nietzsche indubbiamente ci libera da un cristianesimo ridotto a religione. Già diceva Dietrich Bonhoeffer, un pensatore, un teologo appunto tedesco, morto vittima del nazismo, martire del nazismo, diceva: il cristianesimo non è una religione, il cristianesimo è fede, e la fede è una passione. E su questo, quello che diceva la fede è una passione, mi pare che ci ritroviamo esattamente con Søren Kierkegaard. Diceva che il cristianesimo è un evento, è un avvenimento, il cristianesimo è fede, e la fede fondamentalmente è una passione. Lui parlava di tre personaggi: l'uomo burocratico, osservante della legge, kantiano, del dovere, l'uomo, il Don Giovanni, che vive molteplici esperienze amorose piacevoli, e l'uomo di fede, Abramo, che invece crede che contro ogni speranza crede e ha questa passione, eccetera. Quindi per me Nietzsche mi ha aiutato personalmente a liberarmi di un cristianesimo che però tuttora le gerarchie accreditano attraverso la predicazione e tutto quello che vuole. Ma io sono contrario a tutto questo tipo di cristianesimo ridotto a dottrina e a morale. Per me il cristianesimo è un evento, assolutamente una bella notizia, è un evangelion, è un Vangelo, una bella notizia di un Dio che ti dà, che ti apre prospettive veramente inaspettate e inattese, ineffabili e indicibili. Grazie. No, ringrazio lei, grazie veramente. Qualche altro? Posso? Vorrei Prego. Fare due osservazioni. Condivido tutta la critica che Nietzsche fa sul cristianesimo, ma certamente tu hai detto ultimamente la fede è un avvenimento, e a partire da questo, se la fede è un avvenimento incontrato, o tu condividi un'esperienza oppure le guardi dall'esterno, come ha fatto Nietzsche, e fa una serie di osservazioni vedendo il cristianesimo come un'etica e una morale. Ovviamente se uno non fa l'esperienza del cristianesimo non ne può vivere intensamente e apprezzare quello che il cristianesimo è, questo avvenimento che ti permette di vivere la vita con pienezza in tutti i suoi particolari. Non è una rinuncia. Chi va nel monastero, chi è asceta, non lo fa perché vuole rinunciare alle cose del mondo ed è quasi che fosse uno che ha paura di affrontare la realtà, anzi è uno che è talmente pieno di quello che ha incontrato che può scegliere una vita particolare rispetto ad altre scelte che si possono fare, ma non è uno che rinuncia, è uno che vive pienamente. Io ho l'immagine di certa gente che è nei monasteri che ha una pienezza di vita e un rapporto con la realtà che mi impressiona. Allora, l'altra osservazione che volevo fare era quella che dicevi tu: la Chiesa nei paesi africani, nei paesi orientali, ha una sua pienezza, mentre l'Occidente questa pienezza l'ha persa perché ha ridotto proprio il cristianesimo là dove c'è, perché purtroppo ormai la società è scristianizzata, bisogna, diceva Giovanni Paolo II, bisogna rievangelizzare. Ma non ti sembra che
il Papa attuale, il Papa di adesso, sta riportando il cristianesimo alla sua vera essenza e sta dicendo continuamente ai cristiani, ultimamente con l'enciclica Fratelli Tutti, che bisogna ripartire dal cristianesimo come avvenimento? Grazie. Grazie Pippo. Pippo è il mio caro amico Pippo Famulari, che è stato responsabile a livello provinciale, mi pare, del DCL, di Comunione e Liberazione. E lo ringrazio della sua presenza. Insisto anch'io sul suo concetto di esperienza. Il cristianesimo è una esperienza, perché contra factum non valet argumentum. Il cristianesimo è esperienza, un'esperienza vitale, assolutamente vitale. E non si può dimostrare logicamente, non ci sono argomenti logici che tengano in piedi il cristianesimo. Il cristianesimo si basa su una testimonianza, e una testimonianza che si valuta non secondo l'esprit de geometrie, per dirla con Blaise Pascal, ma secondo quello che Blaise Pascal chiama l'esprit de finesse. E quindi il cristianesimo è irriducibile a qualsiasi considerazione logica. E non può essere dimostrato in nessun modo. Può essere solo, per dirla con Wittgenstein del Tractatus Logico-Filosofico, può essere mostrato, ma non dimostrato. E questo è il cristianesimo. E la forza del cristianesimo sta proprio in questo. Laddove esempio, come dicevi tu, delle Clarisse manifestano col loro volto, col loro comportamento, una profonda gioia, un'immersione totale di serenità, eccetera, quelli mostrano che cos'è il cristianesimo, anche se stanno entro quattro mura e stanno lì a pregare. Probabilmente Nietzsche non aveva avuto questa esperienza, non ha avuto questo contatto. Ha avuto un'esperienza, lui proveniva da una famiglia di protestanti, di pastori protestanti, ha avuto invece un'esperienza molto negativa del cristianesimo, che probabilmente ha segnato la sua vita. Così anch'io ho avuto un'esperienza abbastanza negativa, moraleggiante del cristianesimo, da parte di tanti preti che mi hanno formato, ma che proprio grazie a delle persone, dei laici come te Pippo, mi hanno fatto riscoprire il vero volto di Gesù Cristo e il vero volto della Chiesa, e mi hanno fatto innamorare sia di Gesù Cristo che della sua Chiesa. Per quanto riguarda invece la questione di Papa Francesco, direi che in Papa Francesco c'è il rischio di una ambiguità, di un'ambivalenza. Questo insistere molto su temi sociali, temi almeno così come nella percezione che se ne ha attraverso i mass media, perché i mass media in qualche modo finiscono per dare una interpretazione di un messaggio di una persona. Magari volutamente Papa Francesco non vuole dare questa impressione, ma di fatto l'impressione che si ricava è che questo suo insistere sugli immigrati, sui poveri, sugli ultimi, su questi qua, c'è come dire, c'è un'accentuazione quasi sociale del messaggio cristiano. Personalmente ritengo che non sia questo il cristianesimo, per quanto questi temi possano suscitare l'attenzione, la comprensione, la passione, la compassione, eccetera. Credo che il Papa non dovrebbe prestarsi, anche nell'ultima intervista in cui interveniva addirittura nel sostenere che è un dovere morale farsi vaccinare, mi pare che il Papa non debba entrare in tale questione, lasciare che queste questioni siano affrontate in altre sedi e da altre agenzie di comunicazione. Quindi c'è in Papa Francesco, secondo me, una ambiguità. Io so bene, esempio, Papa Francesco ha detto nella Evangelii Gaudium, che ha detto che non c'è nulla di più profondo, andate a leggere, profondo, di più solido, di più consistente, di più saggio, eccetera, dell'annuncio del Vangelo. E lo dice Papa Francesco. Ma queste sue parole, che pure si trovano nella Evangelii Gaudium, si sono chiaramente espresse, costituiscono qualcosa di
assolutamente importante per me, di fondamentale, possono essere oscurate da tutto un insieme di altri messaggi che i mass media ci propinano su questo palco. Grazie. Posso intervenire? Prego. Sono Giusi Furnari. Prego, Giusi. Allora, io tanto mi complimento per la bella lezione che introduzione al tema che ci hai fatto. Volevo dire due cose. Uno riguarda al Nietzsche e alla sua posizione nichilista, della quale tu hai dato una bellissima esposizione. Alla quale in qualche modo dice di aver partecipare, perché attraverso, diciamo, il sospetto, la critica, diciamo, il sospetto che lui ha attivato come metodo, hai potuto prendere le distanze da un certo cristianesimo e per accedere a un altro molto più autentico e più profondo. Dunque, io nei confronti di Nietzsche, del pensiero di Nietzsche, ho delle grosse perplessità, perché credo che abbia preso una svista, considerando innanzitutto, partendo dall'idea, tu citavi per esempio Spengler, la decadenza dell'Occidente, nonché tutta una serie di interpretazioni da Heidegger e via dicendo che a Nietzsche si rifanno. In realtà, dicevo, secondo me il nichilismo a cui approda in maniera anche molto frammentaria, perché del resto l'opera di Nietzsche è molto frammentaria, la via del nichilismo nicciano è una via intanto molto legato a un'esperienza personale e a una condizione storica della quale riusciva a vedere soltanto gli aspetti più nefasti, accentuandoli, e non invece vedendo il positivo che stava nascendo per cercare di farle emergere. Si fermava semplicemente su un aspetto negativo, accentuando quell'aspetto e decretandolo come una sorta di fine della cultura occidentale, che era una visione catastrofica, laddove la cultura occidentale, è vero che sotto certi aspetti era in crisi, però è anche vero che aveva messo in gioco tutta una serie di idee e di situazioni innovative che meritavano di essere portate a coscienza. Quindi il nichilismo in fondo il nichilismo di Nietzsche non è altro che un pessimismo effettivamente di chi aveva creduto che la verità fosse in possesso, fosse un dato, come dire, un dato fermo, e non aveva guardato invece alla storia come il divenire della verità, e non vedeva che come nella storia ci fosse un operare proprio di quella creatura divina che è l'uomo, che è, come dice Agostino, è stato fatto nel tempo e nella storia proprio per portare avanti la stessa creazione. Quindi si fermava una visione classicistica dell'essere in quanto essere, e siccome quest'essere non corrispondeva alla verità, in quanto storicamente l'essere non lo vedi, se tu lo guardi nei termini di una visione cristiana, cioè come il Dio creatore, il Dio uomo, non lo vedi nella realtà, non lo puoi vedere, però vedi l'uomo. Il cristianesimo è questo. Pronto? Ha qualche problema con la connessione, signora. Ecco. La concezione della storia comincia a essere lineare. Sì. Giusi? Pronto, professoressa Giusi? C'ha dei problemi con la connessione, va si attacca e stacca. In questo momento non c'è. Allora, io posso intervenire? Sì, lei ha una connessione fantastica. Volevo dire che indubbiamente la lettura
Nietzsche fa dell'Occidente, in tutta la civiltà occidentale, dal suo sorgere fino ai nostri tempi, una lettura che si può anche non condividere, ovviamente. Non è una lettura che probabilmente pone in termini di negatività tutto l'Occidente, tutto ciò che l'Occidente ha realizzato. Probabilmente bisogna anche tenere conto che, come diceva la professoressa Giussi Furnari, l'UARA, che è stata professoressa all'Università di Messina, associata di storia della filosofia, e che insegna adesso anche al San Tommaso, insegna filosofia e storia della filosofia. Bisogna tenere conto di come anche in Occidente c'è stato un progresso, c'è stato un vero progresso a livello di valori, a livello di civilizzazione, a livello di realizzazione politica, sociale, economica. Cioè non bisogna tener conto anche di questo aspetto positivo che si è realizzato nel corso dello sviluppo del pensiero occidentale. E su questo sono d'accordo con lei. La lettura nicciana è una lettura fondamentalmente negativa, pessimistica di tutta la civiltà occidentale. Però detto questo, mi sembra che Nietzsche abbia perfettamente ragione quando denuncia il carattere reattivo soprattutto dei comportamenti religiosi delle persone. Io credo che anche molta gente oggi va in chiesa in Occidente non tanto perché segue Gesù Cristo, quanto piuttosto perché ha dei bisogni più o meno confessabili o più o meno problematici di natura psicologica, e quindi trova nella religione un rifugio, una fuga da certe situazioni che trova intollerabili. Io credo che Nietzsche abbia perfettamente ragione quando stigmatizza comportamenti religiosi che sono assolutamente discutibili, come d'altra parte farà anche Sigmund Freud, che metterà in evidenza come alla base di tanta religiosità vi sia immaturità umana. Posso fare una semplice domanda, anzi due? Prego. La prima, qual è nella visione nietzscheana la relazione tra gli uomini, perché si parla del superuomo, è come se l'uomo fosse solo all'universo. Non colgo l'aspetto relazionale, e questa è la prima riflessione. La seconda, nella sua presentazione del cristianesimo mi pare di cogliere una prospettiva di cristianesimo come possibilità per le minoranze. Soltanto una minoranza può definirsi davvero cristiana, così come intende il cristianesimo, mentre c'è un comandamento nel Vangelo che dice: predicate e portate al mondo la buona novella. Queste due prospettive come si mettono in relazione? Grazie della domanda. Lei si chiama, scusi? Pina. Grazie delle due domande meravigliose, domande stupende, domande che meritano una risposta. La prima domanda già se la poneva niente di meno che Nicola Abbagnano. In effetti l'idea del superuomo è un uomo che un individualista che non ha più una dimensione sociale relazionale, che vive autocompiacendosi, autotrasformandosi, autofacendosi, ma che in fondo manca di quella dimensione relazionale che invece è costitutiva e fondamentale nella vita dell'uomo. Quindi grazie per questa domanda, che lei ha colto nel segno una critica formidabile possibile nei confronti di Nietzsche, che già Abbagnano, da parte sua, grande storico della filosofia, poneva. Quindi non è solo una sua critica, ma trova già questa critica è già stata formulata in modo più
organizzato, in modo più argomentato e in modo più sistematico da parte di Nicola Abbagnano, che come lei sa è l'autore di una celeberrima storia della filosofia occidentale. Va bene? Seconda cosa, seconda domanda che lei faceva. Io non dico che bisogna che il cristianesimo è una minoranza, e che il cristianesimo è un avvenimento, è una sequela a Cristo. Ecco, c'è una sequela a Cristo. Cioè bisogna davvero seguire Gesù Cristo e imitare Gesù Cristo. Ora, se noi guardiamo la realtà per quello che essa è, mi sembra che non possiamo dire che le masse imitano Gesù Cristo. Non mi pare proprio che ci sia questa realtà. Però il messaggio cristiano, come giustamente lei ha rilevato, è rivolto a tutti. Un messaggio di salvezza rivolto a tutti. Spetta all'uomo seguirlo. Non tutti sono chiamati a seguire Gesù Cristo e a essere testimone di Gesù Cristo. Tutti invece sono chiamati alla salvezza. Ecco la mia distinzione che io faccio. Tutti sono chiamati alla salvezza e tutti saranno posti prima o poi nelle modalità che a noi ci sono ignote, sarà posto di fronte alla salvezza, a una scelta di salvezza. Tutti gli uomini, di tutti i tempi, di tutti gli uomini, saranno posti di fronte all'amore incondizionato di Gesù Cristo e si autodetermineranno di fronte a questo amore per sempre. Ma un'altra cosa invece è seguire Gesù Cristo. Seguire Gesù Cristo è sempre una minoranza. Molti sono i chiamati, pochi gli eletti. Grazie. Grazie a lei. Scusi padre, c'è spazio per gli ignoranti che non sanno niente di Nietzsche, che lo sentono per la prima volta, come il sottoscritto, che non hanno nessuna cultura teologica? Io credo di sì. Ecco perché Nietzsche mi sta antipatico perché mi distrugge la mia fede, il dono più grande che il Signore abbia dato. Io sono un cattolico praticante che crede nella croce, crede nell'abbraccio della croce verso l'umanità, che crede ad una chiesa che ha proprio il carattere sociale della chiesa, che io riscontro assolutamente in tutti i ragionamenti filosofici che mi state facendo. E sono molto perplesso di tutte le cose che state dicendo. Per cui, diciamo, io condivido per esempio appieno il discorso che fa Papa Francesco, che il discorso che ha fatto Papa Giovanni XXIII, e mi ispiro a loro e alla loro credenza. Ecco, mi perdoni se forse sono stato, come dire... Assolutamente. Lei ha il diritto di esprimere le sue opinioni, le sue idee e di condividerle con gli altri. Io non volevo dire, non voglio distruggere assolutamente le sue convinzioni e la sua fede, anzi, quello che invece io la invito a guardare dentro, guardare se stesso, e da quali interessi, se ci sono quali bisogni, quali interessi muovono la sua fede, se sono interessi, cioè se la sua fede è autentica, è mossa cioè da un desiderio autentico di seguire Gesù Cristo e di conformarsi a lui e di vivere alla sua sequela, oppure ciò che lo spinge alla sua religiosità sono altri fattori. Ora, in questo Nietzsche ci invita a purificare la nostra fede, far sì che la nostra fede sia autentica, non a distruggerla, non può distruggerla, perché come ho detto prima, la fede si basa su un avvenimento e contra factum, cioè contro ogni fatto, non vale nessun argomento. La fede si basa sulla testimonianza degli apostoli e contro la testimonianza degli apostoli non si può addurre nessun argomento. Quindi Nietzsche non è il distruttore della sua fede, Nietzsche è semplicemente colui che l'aiuta perché lei possa vivere la sua fede in modo autentico, in modo vero e sincero. Fa bene
a citare papi come Giovanni XXIII, un papa straordinario, o anche San Giovanni Paolo II, anche questi papi straordinari. Ma c'è da dire che anche Papa Francesco, nelle sue intenzioni, certamente Papa Francesco è un seguace di Gesù Cristo, solo io dicevo poco fa che c'è il rischio che i mass media ne danno una visione distorta. Grazie. Grazie a lei. Mistero della fede. Mistero fidei. Mistero della fede. Mistero della fede. Ci sono altre domande per Padre Meli? Bene, grazie allora. Noi ci... Ci sono noi altri... ci... No, noi ci sono altre Padre Meli. Allora, praticamente questo incontro lo possiamo considerare concluso. L'appuntamento con lei è per la prossima... La prossima volta vedremo Martin Heidegger e il cristianesimo. Martin Heidegger e il cristianesimo. Sempre sullo stesso link...